Ieri sera un benzinaio che ha cercato di reagire a una rapina insieme al fratello è stato ucciso, il fratello è stato ferito gravemente e qui ho con me Claudio Marraghini, un benzinaio. Questo servizio per significare ovviamente, oltre che la nostra solidarietà per i rischi che i benzinai corrono, per far capire alla gente in questi giorni in cui c'è un po' di sbandamento sul costo, sul grosso divario tra il costo del greggio che si sente in televisione e il costo della benzina a pompa, per far capire che se c'è un ladro, ove ci fosse, non è il gestore. Perché, Claudio? Perché, come tu sai, Leo, il gestore è rosica il minimo. Noi guadagniamo lordi circa 35 centesimi su 1,60 euro che, ad esempio, oggi costa la benzina. Ma voi fissate questo prezzo con la compagnia petrolifera a inizio anno per un anno o c'è una fluttuazione? No, sono contratti che vengono fatti insieme alle compagnie petrolifere che variano di pochi centesimi. Ad esempio, l'IP può dare 35, quell'altra 38, però ecco, noi all'ultimo rimarrà un netto neanche di 30 centesimi, consideriamo campagne e tutte le spese. Quindi varie. Al di là dei 35 centesimi su un euro, quanto costa la benzina? 1,60 euro. Su 1,60 euro. Rimane il fatto che indipendentemente dal costo alla pompa, loro prendono sempre questi 35 Bravissimo, centesimi. Non è in percentuale, noi abbiamo questo fisso. Se la benzina costasse un euro, noi guadagneremmo sempre 30 centesimi. Quindi voi sareste contenti che costasse meno perché la gente ne brucia di più? Assolutamente sì, per il consumo, per la vita, che tu sai che la benzina ci ruota tutto quello che è un sistema, quindi economia e tutto quanto, risparmio di tutti, noi chiaramente venderemo di più e noi guadagniamo sempre uguale, esponendo meno capitale. Quindi se io... La mia domanda è questa: come mai ancora le cose di valore, sembra che lo dicano per camuffarle, vengono vendute la benzina al barile e l'oro all'oncia? E se ad Arezzo si sapesse quanto costa un bottiglione di benzina, sarebbe più semplice. Uno fa il bottiglione di 2 litri, una damigiana, si sa che sono 25 bottiglioni. Sì. Ma il barile, un barile quanti bottiglioni è? Un barile che c'è 59, cioè c'è 59 litri. 160 litri. 160, 80 bottiglioni. 80 bottiglioni, esatto. Giusto? Esatto, i bottiglioni sono da 2 litri. 3 damigiane. Esatto, perfetto. Cioè 3 damigiane di benzina costa 80 di petrolio. Di petrolio costano 80 dollari. 80 dollari in questo momento, l'altra volta costavano 90. 50 euro. Esatto. Qualche ladro c'è, voi sì. In sarete, ma qualcuno no, c'è. Non mi sembra. Però mi voi, sembra. In virtù del fatto che vi prendono anche per ladri, e ovviamente siete esposti a un successo tragicamente, e noi siamo consolidati con la famiglia. E l'uscio addosso. Esattissimo. Hai detto, hai fatto un quadro completo di quella situazione. Chiaramente questo povero Cristo ha fatto un tentativo di reazione semplice, si è beccato una rivoltellata per non aver dato 1000 euro che erano praticamente l'incasso totalmente dello Stato, perché su 1000 euro che sono 800 litri questo Cristo ha guadagnato 24 euro. 24 lui ha rischiato euro. Lui per tutelare i 24 euro su 1000 euro l'incasso è morto. Ora sai, questo cambia poco perché si dice tante volte i carabinieri, la polizia, no, gente vabbè. Che fa gli stessi rischi, però insomma bisognerebbe che lo Stato ci mettesse in condizioni di lavorare con meno rischi possibili. Assolutamente, questo assolutamente, indipendentemente dal guadagno, ma almeno con meno rischi possibili. Beh, per il consumatore cambia poco perché alla fine venite al distributore e la benzina costa sempre cara, vale. Però perlomeno non continuate a guardarli male, perché esatto. La colpa non è la loro. Grazie. Guardate grazie male la gente come Moratti, che grazie. Già c'è quella faccia schifita, sembra ogni camion che li viaggia in autostrada compra un giocatore, esatto. No? Sì, e sì. Fa anche la sì. Faccia schifita. Esatto. E poi